Buon pomeriggio e ben ritrovate, sui canali social del Trieste Science Plus Fiction Festival per il secondo appuntamento extra di Mondo Futuro. Questa settimana, come sapete, è iniziata con la giornata mondiale dell'acqua. Ogni anno, infatti, il 22 marzo è un'occasione per ricordare quanto l'acqua sia importante per la vita della e sulla Terra. E quindi un'occasione per riflettere su quanto importanti siano le nostre scelte, cioè le scelte che facciamo ogni giorno come persone, come singoli e come collettività, appunto, per salvaguardare questa risorsa. Oggi, dicevo, è il secondo appuntamento extra di Mondo Futuro che ci vede insieme all'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Friuli Venezia Giulia per presentare e vedere insieme il nuovo documentario prodotto appunto da ARPA FVG, Il mare sottosopra. Io sono Simona Regina e sono in compagnia di Stelio Vatta, direttore generale di ARPA FVG. Buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. E siamo con Francesco Cumani, biologo marino di ARPA FVG, benvenuto. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. E con Diego Cenettiempo, che è regista della Mediateca La Cappella Underground e del documentario che stiamo per vedere. Ciao Diego, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Un video, il documentario, che come vedremo ci porta in mare a seguire sul campo le attività di ARPA per lo studio e la salvaguardia del mare. Un video che quindi insomma documenta l'impegno di ARPA FVG nella Marine Strategy. E allora partiamo proprio da qui. Stelio Vatta, cos'è questa strategia marina e quali sono gli obiettivi di questo strumento? La direttiva Marine Strategy è uno strumento innovativo per la protezione dei mari e l'ambiente marino, che viene considerato per la prima volta in un'ottica sistemica, patrimonio di tutti. La strategia è divenuta pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione Europea e si pone l'obiettivo di raggiungere il buono stato ambientale, così è definito, per tutte le acque marine. Si parte, come spesso accade, da una direttiva europea. Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea nel 2008 hanno emanato una direttiva quadro, la 2008-56 CE, che regolamenta una strategia d'azione comunitaria che è stata poi ovviamente recepita in Italia con un decreto legislativo nel 2010 e successivamente integrato man mano, diciamo, che si accumulavano esperienze sul campo. Raggiungere tale obiettivo significa preservare la diversità ecologica, importantissimo, la vitalità dei mari e degli oceani affinché siano puliti, sani, produttivi, mantenendo l'utilizzo dell'ambiente marino a un livello sostenibile, salvaguardando il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future. Il discorso è che dobbiamo noi stessi utilizzare le risorse che abbiamo oggi a disposizione, ma dobbiamo anche tener conto di lasciare qualcosa ai nostri figli, ai nostri nipoti, a quelli che verranno, per poter anche loro, diciamo, vivere e svilupparsi in maniera sostenibile. Lo sviluppo sostenibile da adesso in poi ci deve accompagnare sempre e comunque in ogni aspetto della nostra vita, sia lavorativa ma anche la vita quotidiana. È importantissimo questo. Soprattutto una cosa che non perdo mai l'occasione di dire che lo dobbiamo fare assieme. Tutti quanti assieme possiamo raggiungere l'obiettivo. Come lavoriamo nella Marine Strategy? Insomma, perché lei dice, Stelio Vatta, che monitorare lo stato di salute dell'ambiente marino, diffondere buone pratiche di sostenibilità, appunto, è un obiettivo da perseguire assieme e questo obiettivo della strategia marina, in fondo, è in linea anche con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, sottoscritta appunto dai paesi delle Nazioni Unite, in particolare, infatti, ricordo l'obiettivo 14 che ricorda proprio la tutela di oceani, mari e delle risorse marine, come diceva lei, per uno sviluppo sostenibile. E allora, appunto, se questo è l'obiettivo della strategia marina, qual è il ruolo di ARPA Friuli Venezia Giulia nell'attuazione di questa direttiva proprio per proteggere i mari, per proteggere l'ambiente marino e insomma gli ecosistemi marini?
Il ruolo di ARPA è un ruolo operativo di tutte le ARPA che partecipano a questo importante progetto, che vede coinvolto non solo appunto il territorio rappresentato dalle ARPA, ovviamente parliamo delle ARPA, dell'ARPA costiere, ma capofila è l'ISPRA, l'Istituto Superiore di Roma, che diciamo coordina assieme alle agenzie, e assieme alle agenzie costituisce il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale della nostra nazione. E quindi noi operiamo sul territorio, quindi facciamo le campagne, come si suol dire, di monitoraggio e per raccogliere i dati sul territorio. Non ci possono essere scelte, azioni strategiche se prima non c'è la conoscenza. Noi siamo una pedina fondamentale per quanto riguarda la conoscenza. Si lavora per campagne, le campagne durano 6 anni, si è appena conclusa la prima campagna 2012-2018 con una piccola coda nel 2019, perché l'impegno è notevole, per dirle, il nostro programma operativo prevede l'esecuzione di qualcosa come almeno 170 campagne, che tradotte in numeri significano annualmente raccogliere almeno 1500 campioni. Parliamo di numeri in generale, quindi per campione intendo sia misure che proprio campioni di matrici che poi vengono analizzate nel laboratorio. E questo è il nostro ruolo, quindi uscire in mare con i nostri colleghi, sviluppando anche delle sinergie importantissime. A livello locale abbiamo la collaborazione e il supporto della riserva marina di Miramare, con la quale lavoriamo spessissimo, e diciamo abbiamo delle professionalità concorrenti per raggiungere l'obiettivo, no? Quindi per studiare, rappresentare e poi fornire i risultati al decisore politico, che poi deve, diciamo, attuare quelle scelte strategiche e tradurle in azioni per raggiungere quell'obiettivo di buono stato ambientale. Il nostro ecosistema del mare sta bene. Ecco, quello che assistiamo è che cerchiamo di migliorare, quindi non ci accontentiamo di dove siamo arrivati, ma vogliamo migliorare. Lo facciamo con le campagne, sono stati individuati 11 descrittori, macro descrittori, diciamo, per andare a individuare lo stato del mare. E su questi lavoriamo nel video che mi piace, posso dirlo, mi piace, mi rende orgoglioso, diciamo, del lavoro che ARPA fa e che fa soprattutto con l'occasione conoscere a tutti i nostri telespettatori. Diamo gli strumenti, diciamo, per poter poi intervenire e conservare il più possibile, diciamo, il nostro meraviglioso mare. Insomma, mi sembra di capire che ricerca, conservazione e divulgazione vanno inevitabilmente a braccetto, e questo incontro, il documentario Il mare sottosopra, lo testimoniano, perché appunto conoscere il mare e i suoi abitanti è fondamentale per proteggerli. Conoscere per decidere, diceva appunto il direttore di ARPA FVG Stelio Vatta, per decidere come tutelare al meglio l'ambiente marino e proteggere l'ecosistema marino, lo sappiamo, è fondamentale. E devo dire che quando si parla di ecosistema marino e di tutela, di salvaguardia di ecosistema marino, mi tornano sempre in mente le parole dell'oceanografa statunitense Sylvia Earle, che in una TED conference ha detto: ogni goccia d'acqua che beviamo, ogni boccata d'aria che respiriamo ci collega all'oceano. Senza blu niente verde. Appunto, dicevo, lo ha raccontato Sylvia Earle in un'appassionante TED conference che si trova in rete. Lo racconta tra l'altro ai più giovani, ai bambini e alle bambine, nel libro La signora degli abissi di Editoriale Scienza, e lo racconta anche in un documentario, nel documentario Mission Blue. Ma torniamo al nostro documentario, al documentario Il mare sottosopra. Ecco, Francesco Cumani, biologo marino, esperto di rifiuti marini del settore qualità delle acque marine di transizione di ARPA FVG. Ecco, voi svolgete attività di ricerca, di monitoraggio ambientale. Ecco, per quel che riguarda il monitoraggio dei rifiuti marini in particolare, quali sono gli obiettivi della Marine Strategy e quindi il lavoro che voi fate come ARPA del Friuli Venezia Giulia?
Sì, noi monitoriamo i rifiuti marini nell'ambito appunto di strategia marina, nel cosiddetto descrittore 10, fa parte appunto uno degli 11 descrittori accennati precedentemente dal direttore. Andiamo a effettuare dei monitoraggi sia per quanto riguarda i cosiddetti macro rifiuti presenti sulle nostre spiagge, andiamo a monitorare 4 spiagge della nostra regione. E rappresentative ogni spiaggia di un determinato ambiente, sia esso area remota, ovvero un'area dove ovviamente l'impatto della presenza fisica dell'uomo sul luogo risulta essere molto ridotto, se non addirittura assente, oppure rappresentativi di focci fluviali, soprattutto quelle dell'Isonzo per quanto riguarda un'area incidente della nostra regione, o aree urbanizzate o anche portuali. Andiamo inoltre a monitorare le cosiddette microplastiche, di cui nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, si sente molto parlare, e andiamo a effettuare dei monitoraggi sulla superficie dell'acqua, del mare, utilizzando una determinata rete, sulle nostre acque regionali, in una parte davanti a Lignano Sabbiadoro. E un'altra zona di monitoraggio è quella prospiciente la città di Trieste. E, utili questi dati, una volta inviati al Ministero a Roma, risultano essere molto utili per capire anche se ci sono dei problemi, come affrontare questi problemi. Faccio sempre l'esempio dei bastoncini di cotton fioc, tendenzialmente. Negli anni passati, sì, e ancora attualmente purtroppo, si trovano sulle nostre spiagge moltissimi bastoncini cotton fioc di materiale plastico dei più diversi colori, dall'azzurro al rosa, bianco, viola. Questo ritrovamento e questi dati raccolti, inviati alla sede europea, alle sedi nazionali di ogni singolo paese, ha permesso la realizzazione di leggi sia a livello europeo che a livello anche nazionale. O regionale addirittura, che hanno permesso la messa al bando di questi bastoncini di materiale plastico. Adesso, infatti, nei supermercati dovremmo trovare, anzi, io da esperienza personale vedo solo bastoncini cotton fioc costituiti di materiale non biodegradabile o comunque non di materiale plastico che comunque potrebbe rimanere in natura per molto Sì, tempo. perché se non sbaglio il Parlamento europeo ha approvato un paio di anni fa, nel 2019, la direttiva europea appunto che mette al bando una serie di prodotti di plastica monouso e quindi anche in Italia, insomma, non dovremmo più trovare tutta una serie di prodotti tra cui appunto i famigerati cotton fioc. Però appunto torniamo alle famigerate microplastiche che sempre più si stanno accumulando in mare e tra l'altro la cosa preoccupante è che si stanno accumulando nei mari di tutto il mondo, insomma, a qualsiasi latitudine, così sappiamo oggi che di fatto i mari, gli oceani sono invasi da plastica, c'è plastica appunto nella superficie, sui fondali e tra l'altro vi può rimanere per centinaia di anni prima di degradarsi completamente. Come fate i campionamenti? Insomma, in che modo riuscite a monitorare la presenza di microplastica in mare? Utilizziamo una rete costruita appositamente per questo scopo. È una rete che viene chiamata manta perché, guardandola dall'alto, sembra proprio la manta, il pesce di cui si vedono immagini e anche in film. Permette questa manta, grazie alla presenza di galleggianti, di mantenersi nello strato superficiale del mare, andando quindi a campionare i primi 30-40 cm della colonna d'acqua. In questo modo, trainandola con l'imbarcazione, andiamo a raccogliere per un 20 minuti, facciamo questo, trainiamo la rete, andiamo a raccogliere tutto quello che è presente sulla superficie dell'acqua. Una volta insatta a bordo, andiamo a separare quello che è presente all'apice della manta stessa, dagli oggetti più grandi, quindi possono essere macroplastiche, ma anche semplicemente frammenti di legno, oppure fanerogame, o anche insetti, polline, tutto quello che si trova sulla superficie
dello specchio acqueo. E, una volta raccolto questo campione, quindi andiamo in laboratorio e effettuiamo il censimento, quindi andiamo a suddividere le microplastiche per forme e per colore, secondo le metodologie che ci sono state fornite dal Ministero dell'Ambiente e anche da ISPRA stessa, e andiamo quindi a contare e a misurare quante microplastiche sono presenti nel nostro mare. E quindi, insomma, usate queste reti particolari galleggianti appunto per monitorare la colonna d'acqua, usate appunto dei setacci per separare quello che viene intrappolato nelle reti, e poi appunto in laboratorio contate le microplastiche presenti, e poi insomma fate questo ed altro, e questo ed altro lo vediamo appunto nel documentario. Insomma, grazie a Il Mare Sottosopra anche noi abbiamo modo di conoscere il vostro lavoro proprio a livello operativo, intendo, quindi i metodi di campionamento, gli strumenti che usate. Insomma, il documentario è una sorta di spaccato, uno spaccato del vostro lavoro, e possiamo appunto conoscerlo grazie allo sguardo di Diego Cenetempio, che collabora da anni ormai al progetto Mediateca Ambiente, un progetto frutto della collaborazione tra ARPA Friuli Venezia Giulia e il sistema delle mediateche regionali, realizzando appunto spot, documentari che coinvolgono anche le scuole. Ecco, Diego Cenetempio, perché Il Mare Sottosopra? Ma innanzitutto dico che Francesco ha appena spoilerato un pezzo di film importante, non sto scherzando ovviamente, ma Il Mare Sottosopra, il titolo in realtà è un'idea di Paolo Federigo, che mi piace citare, di ARPA Larea, che è un po' sceneggiatore, se vogliamo anche produttore in un certo senso del film, cioè colui che poi fisicamente ha fatto in modo che sul campo che il progetto fosse realizzabile. Ma Resto Sopra ovviamente è un po' un gioco di parole, nel senso che si fa riferimento al modo di dire essere sottosopra, no? Quindi in qualche maniera qualcosa che, nonostante appunto il mare, abbiamo detto, è stato il nostro mare, è positiva, comunque di un ecosistema che perennemente in qualche maniera è a rischio. E in più c'è anche, come dire, il senso puro della parola, no? Perché il film racconta l'attività di ARPA, sia che vengono svolte sia sotto il mare, cioè sotto il livello dell'acqua, che ovviamente più in superficie. Ecco che allora Il Mare Sottosopra racconta una giornata appunto a bordo dell'imbarcazione ARPA per farci scoprire quali sono le attività svolte da ARPA all'interno del progetto Marine Strategy. Per certi versi Il Mare Sottosopra è un video istituzionale che però sposa il linguaggio della fiction. Esattamente, questa è stata l'idea da subito, cioè di non realizzare un classico video, scusatemi il termine, aziendale, no? Si usa dire in gergo, cioè un video classico che racconta l'attività di un ente che possa essere pubblico o privato, con le classiche modalità, intervista, voce fuori campo, materiali d'archivio, materiali di copertura. Ma in realtà abbiamo provato a fare proprio una vera proprio piccola fiction in un certo senso, tanto che appunto i tre protagonisti, tra cui anche appunto Francesco, abbiamo chiesto loro di, non dico di recitare perché è un termine eccessivo, ma di mettersi in scena, cioè di fare le attività a favore della camera, in modo tale da, come dire, restituire quel senso di scoperta che io stesso ho avuto stando a bordo delle imbarcazioni, no? Questo è un po' il filo comune. Tutte le attività che ho il piacere di svolgere con ARPA sono per me una scoperta, e quindi cerco di restituire al pubblico questa scoperta, questa voglia, questo entusiasmo. Ecco, restituire appunto alle spettatrici, agli spettatori, la curiosità, l'entusiasmo, il fascino appunto della scoperta. Se abbiamo iniziato raccontando in parte quelli che sono gli obiettivi appunto della strategia marina, e all'interno di questa strategia appunto che si inserisce questo documentario, allora l'obiettivo di questo documentario qual è? Diego Cenetempio, Francesco Cumani o il direttore Stelio Vatta, chi vuole rispondere? Ma a livello di ideazione, abbiamo scelto un target molto ampio, cioè abbiamo cercato di fare un piccolo prodotto che fosse veramente utilizzabile da tutti, quindi a tutte le età, insomma, tutte le fasce anche sociali, e semplicemente è per chi è vicino al mare, per chi è ad esempio a Trieste, si vede spesso questa barchetta bianca che va al largo, e per spiegare cosa si fa a bordo di quella barchetta. Io posso solo dire ancora una cosa, tu hai fatto prima una citazione
Ne ho anch'io una, perché quella che inizia il film e che è collegato con quello che ho appena detto, che dice: quelli che vivono in riva al mare difficilmente possono formare un solo pensiero di cui il mare non faccia parte. Ecco, questo un po' credo riassume un po' il senso poi anche di questo piccolo film. Il mare sottosopra, appunto, che tra pochissimo vedremo. Però vorrei tornare un attimo dal direttore di Arta Friuli Venezia Giulia, Stelio Vatta, perché in apertura ha sottolineato e ci ha ricordato l'importanza della conoscenza come strumento fondamentale per perseguire l'obiettivo della tutela, della salvaguardia degli ecosistemi marini, e strumento fondamentale nelle mani di chi deve decidere quali strategie, quali politiche mettere in campo, appunto, per seguire questo obiettivo. È stato citato il laboratorio di educazione ambientale dell'ARPA Friuli Venezia Giulia, e allora una sfida per una realtà come ARPA Friuli Venezia Giulia è anche, appunto, quella dell'educazione come strumento per perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile. Assolutamente sì, io ho raccolto un'eredità fantastica ed è difficile migliorarla, ma ci stiamo riuscendo. Bisogna assolutamente rendere partecipi tutti quanti del grande sforzo, del magnifico percorso che assieme dobbiamo fare. Il REA per noi è sicuramente una struttura molto importante, fa educazione ambientale e la fa mirata nel senso che va a incidere, speriamo vada almeno a incidere con l'esempio, con le conoscenze che portiamo su tutte le fasce di popolazione. Cerchiamo di non dimenticare nessuno, ma non tralasciamo neanche il mondo professionale. Ogni anno facciamo una scuola di formazione ambientale che è frequentatissima, quest'anno, meglio, l'anno scorso, grazie alla pandemia, quindi siamo dovuti ovviamente farla in remoto. Abbiamo avuto una fortissima partecipazione. È un percorso, quello dell'educazione ambientale, che abbiamo fra l'altro riavviato. Abbiamo riavviato assieme all'assessorato difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile proprio. Non dimentichiamo che nella nostra regione c'è uno dei pochi, se non credo ancora l'unico, assessorato regionale che nella dizione, nel nome, diciamo, riporta sviluppo sostenibile. E abbiamo cominciato dai più piccoli, dalle scuole elementari. Abbiamo proprio recentemente presentato un libro di educazione ambientale dedicato allo sviluppo sostenibile alle classi del primo ciclo dell'infanzia, e stiamo distribuendo le copie del libro, ma non ci siamo fermati qui. Entro quest'anno realizzeremo un secondo strumento, diciamo, di educazione ambientale, con il quale gli stessi studenti, gli stessi insegnanti, chiunque potrà essere protagonista e fornire contributo. Cioè, stiamo progettando e realizzando una piattaforma di scambio di conoscenze nell'educazione ambientale. La alimenteremo in prima battuta con parte della nostra produzione, che è vastissima, e poi lasceremo liberi gli altri. Abbiamo visto sul campo che, diciamo, rendere protagonisti i ragazzi, gli insegnanti, si producono delle cose interessantissime, che sono proprio quelle che poi i ragazzi vogliono, e i ragazzi sappiamo essere anche uno strumento di persuasione verso gli adulti fantastico, e quindi proprio da loro cominciamo, ma non dimentichiamo nessuno. Investiremo tantissimo ovviamente anche sui social emergenti, che si stanno un po' specializzando quasi per fasce d'età. Cerchiamo di non dimenticare nessuno. È un percorso fantastico, bellissimo, che lo facciamo con grande entusiasmo. Insomma, un invito alla partecipazione, perché, come diceva appunto all'inizio, è uno sforzo comune, una sfida comune che dobbiamo affrontare insieme. E allora, a questo punto, l'appuntamento di oggi di Mondo Futuro, che vi ricordo è stato realizzato in collaborazione con la Cappella Underground di Trieste e con il sistema regionale delle mediateche del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del progetto Mediateca Ambiente, e naturalmente con ARPA Friuli Venezia Giulia, ecco, a questo punto prosegue con il mare sotto sopra. Quindi a tutte e tutti voi buona visione, ma naturalmente grazie a Stelio Vatta e Francesco Cumani, rispettivamente direttore generale e biologo marino di ARPA FVG, grazie per essere stati con noi, e grazie a Diego Cenettiempo, regista di Il mare sottosopra. Buona visione. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.
mare è un equilibrio dinamico. Il mare è passione, il mare è libertà, perché quando si va in mare si vede solo l'orizzonte. Il mare è uno dei posti più belli del mondo. Bene, abbiamo tutto? Ultimo. Basta, ultima roba. Oh, okay. Perfetto, metto dietro. Buongiorno Massimo. Ciao Maurizio, buongiorno. Allora, le situazioni mi sembra, meteo marina mi sembra buona, il mare è calmo, e possiamo andare alla prima stazione di campionamento, che è quella vicino a Miramare. CA311. Sì, è proprio quella stazione lì. Tutto a bordo, personale a bordo, accendiamo i motori. Perfetto. Questo strumento è uno strumento molto importante per il nostro lavoro. È una sonda multiparametrica, è costituita da vari sensori. Sono dei sensori, ad esempio, di temperatura, sanità, ossigeno disciolto, clorofilla, che servono proprio per andare a definire quali sono le caratteristiche oceanografiche di questo mare. La sonda viene calata in mare, dalla superficie al fondo, e ha una possibilità di acquisire i dati ogni 10 cm, quindi si riesce ad ottenere un profilo molto dettagliato della colonna d'acqua. Adesso andiamo a campionare le microplastiche che galleggiano sulla superficie del mare mediante questa rete che si chiama rete Manta, una rete speciale perché galleggia e in questo modo appunto andiamo a prelevare tutte le microplastiche, se ci sono, presenti sui primi 30-40 cm della superficie marina. È molto importante continuare il monitoraggio di microplastiche sulla superficie del mare nell'arco del tempo, degli anni, perché ogni singolo monitoraggio è come se fosse una fotografia del momento della situazione di microplastiche sulla superficie del mare. 3, 2, 1, ok, adesso tiriamo su e vediamo un po' come cosa c'è dentro, ok? Ok, grazie. Iniziamo il recupero. Piano. Ok.
A bordo. A bordo. Massimo. Sì. Guarda che c'è un po' di memniopsis qua in nella rete. Dammi una mano. Li si tacciamo? Sì. Fortuna oggi sono anche pochi, ma sono un po' un problema. Dopo in laboratorio vedremo effettivamente quante ce ne sono. Ok. A posto. Questo è quello che abbiamo raccolto oggi con la rete Manta. Beh, insomma, c'è qualcosa in media, sì, ci siamo quasi. Vedo, ci sono delle macroplastiche, quindi più grandi di 5 mm, che quindi non le conteremo, non entreranno nel conteggio, però ci sono diverse microplastiche che vedo qua. A naso siamo in una situazione media. Bene, ora andremo a registrare il rumore subacqueo per andare a valutare il clima acustico sottomarino. E per farlo utilizzeremo un particolare strumento, un particolare microfono adatto ad andare sott'acqua, che si chiama idrofono. Sono dei dischi di materiale piezoelettrico che rispondono alla pressione acustica generando dei millivolt che poi verranno registrati da un particolare strumento. E andiamo a immergere l'idrofono in acqua. Montiamo metà della colonna, siamo a 16 metri di profondità, caleremo 8 metri di cavo. È importante monitorare il clima acustico subacqueo perché la strategia marina ci chiede di valutare l'intensità delle basse frequenze, che sono lo specchio delle emissioni delle grandi navi, in modo da valutare se il trend dell'intensità del rumore acustico subacqueo siano in crescita e se possono esserci delle ripercussioni sulla fauna marina. Ecco, in questo momento è possibile percepire un'attività biologica derivante dai gamberetti schioccatori. Sono dei gamberetti molto piccoli che producono un suono tipo un crepitio di un vetro che si rompe, e chiudendo una delle due loro chele, lo fanno per scopi difensivi o predatori. E allo stesso tempo è però percepibile anche un rumore di origine umana generato da imbarcazioni, mio dire, di dimensioni abbastanza grandi, e probabilmente attribuibile a o i generatori o il movimento di una delle barche ormeggiate qui in rada presso il porto di Trieste. Solitamente noi registriamo 10 minuti in ognuna delle nostre stazioni di campionamento distribuite in tutto il golfo di Trieste. Maurizio, dai, cominciamo a sviluppare il transetto del Visual Census. La velocità deve essere di circa 3-4 nodi, ok? Ok. Massimo. Sì? 10 ctenofori, memniopsis. Ok. Segnati. 7 memniopsis. Ok. Io vedo una lidostoma. Lidostoma, Massimo. Lidostoma, allora 2. 2. 17 ctenofori. Anche più. Guarda qua. Metti una trentina, va. Ok. 42, sempre stesso, sempre noci di mare. Siamo invasi. Nel Visual Census, che viene sviluppato nella strategia marina, andiamo ad analizzare la presenza degli organismi gelatinosi. Tra questi, nel Golfo di Trieste, ultimamente sono molto presenti i ctenofori, più conosciuti come noci di mare. Questi organismi non sono tipici del nostro Golfo, ma sono arrivati portati dalle acque di zavorra delle navi.
Fortunatamente per le persone non sono urticanti come le meduse, quindi non fanno nessun effetto sul derma delle persone, però creano dei problemi nell'ecosistema in quanto si riproducono molto velocemente e sono dei predatori di plancton e fitoplancton molto competitivi e quindi vanno a cambiare quello che è la catena trofica. Nella strategia marina quindi è importante andare ad analizzare anche la presenza di questi organismi. Maurizio, ho visto i colleghi dei rifiuti qua sulle spiagge, andiamo a vedere come procede con i rifiuti spiaggiati? Ok, prepariamoci a vedere come ormeggia. Ok, grazie. Ciao Cristina. Ciao Francesco. Allora oggi com'è andata? Bene, abbiamo trovato un sacco di oggetti, soprattutto oggetti plastici, molti bicchierini, oggetti monouso, qualche cannuccia, cose di questo genere e oggetti legati all'attività della pesca, quindi le calze di mitili, delle piccole nasse o cose di questo genere. La prima volta che uno si avvicina ai rifiuti spiaggiati, al mondo dei rifiuti spiaggiati, rimane quasi incredulo dalla quantità di oggetti che vengono rinvenuti sulle spiagge, soprattutto anche dalla tipologia, perché non ci si aspetta che le persone magari abbandonino determinate cose. È normale trovare la lozione da sole piuttosto che la scarpa o il sandalo dimenticato, diventa un po' più paradossale trovare il paraurti dell'auto o altri oggetti veramente molto particolari. È sempre una grande scoperta e comunque fa vedere quanto noi veramente, una volta che decidiamo di abbandonare quel rifiuto, ce ne dimentichiamo e non sappiamo dove va a finire, però in realtà lo troviamo dietro casa nostra, nelle nostre spiagge. Ciao Saul, come va? Buongiorno. Sì, dai, abbastanza bene. Voi? Sì, sì, noi anche abbiamo appena finito di fare i transetti dei visual census delle noci di mare con voi. Ah sì, noi ci stiamo andando in acqua adesso, ma ieri che eravamo sempre qua sotto il castello, i primi 2 metri d'acqua è praticamente fisso, insomma, non c'è altro che quelli, qualche botta marina e qualche cotilorizza in questo momento. Senti, sul fondo avete visto magari dei rifiuti? Allora, diciamo, i rifiuti non mancano mai, la parte sì, diciamo che ogni immersione, diciamo, tra lattine, qualche bottiglia, tappetini di barche che magari li perdono in navigazione, un po' di stoviglie ancora che si trovano e poi qualche codino di mitilicoltori che continua comunque a imperversare nonostante l'attenzione che ci mettono a lavorare. Ovviamente il monitoraggio dell'area marina non si limitano alla fauna ittica, ma sono legati, grazie alla collaborazione con ARPA Friuli Venezia Giulia, anche al monitoraggio all'interno della strategia marina, la cosiddetta Marine Strategy. All'interno della Marine Strategy, insieme e per conto di ARPA Friuli Venezia Giulia, svolgiamo il monitoraggio della pinna nobilis, che è il più grande mollusco bivalve del Mediterraneo, che dal 2016 è soggetto ad un'epidemia dovuta al protozoo Aplosporidium pinne, che sta decimando il popolamento in tutto il Mediterraneo.
Mediterraneo. Altri monitoraggi che vengono effettuati sono quelli sui pelagici, piccoli e grandi, che vengono svolti in collaborazione con gli istituti di ricerca del Golfo di Trieste.